Dopo 12 giorni di sport ed eventi è sceso il sipario sulla 50esima edizione dell'Interamnia World Cup. Si è chiusa con la festa in Piazza Martiri della Libertà, le premiazioni, i saluti istituzionali, l'edizione 2023 del torneo mondiale di pallamano, che è tornato ad animare le vie di Teramo dopo i 3 anni di stop per la pandemia. Evento finale che noi di Rete 8 abbiamo seguito con una lunga diretta. L'essere riusciti ad arrivare fino in fondo, conseguire un obiettivo a cui tenevamo tanto, e quindi non solo io, tutti quelli che con me hanno sofferto in questi giorni per portare a compimento l'impresa, siamo contenti per esserci riusciti. Sicuramente vogliamo fare ancora meglio, ma io, come abbiamo finora detto, questa era la conclusione di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo che potrebbe essere un po' diverso da questo, nel senso un po' più organizzato, più professionale, più adatto alle circostanze. Dobbiamo migliorare soprattutto negli aspetti logistici, perché qui siamo carenti molto, e per questo lavoreremo tanto insieme alle istituzioni del territorio per cercare di predisporre una migliore organizzazione dal punto di vista logistico, perché forse è stato questo il neo di questa edizione. La Coppa ha portato gioia, colori, sport, felicità e pallamano in una Teramo che si è aperta al mondo grazie ai ragazzi che hanno riempito le strade e che sono stati ospitati anche dai comuni limitrofi nel segno della solidarietà. Teramo è città aperta al mondo grazie a questa manifestazione. Sono sempre attenzionate le nazioni, anche da parte delle forze dell'ordine, le nazioni che comunque arrivano a Teramo, soprattutto quelle che vivono di conflitti o che recentemente li hanno vissuti. Ma lo sport poi in realtà ci dimostra che si azzera tutto e che sul campo si è in qualche modo sia avversari, ma comunque alla fine della partita ci si riunisce in questo unico grande popolo che oggi Teramo in qualche modo celebra. Quindi la Coppa Interamnia ha questa capacità, questa forza, lo sport ce l'ha da sempre. È chiaro che adesso bisogna subito lavorare ai prossimi 50 anni, questo ce lo siamo detti ieri, è stato anche oggetto di un intervento in Consiglio Comunale per dare l'idea di quanto sia importante questa manifestazione, probabilmente la più importante della città di Teramo, quindi è chiaro che c'è bisogno di c'era bisogno di questo focus sul 50esimo per rimettere al centro della città la manifestazione.